Zurigo, 5 giugno 2011. Ok, questo è il mio appartamentino. Noi ora siamo qui riuniti per discutere del referendum 12-13 giugno 2011. In quanto residente all'estero ho ricevuto dal Ministero degli Interni adeguata documentazione, nonché schede elettorali, perché chi è residente fuori dall'Italia vota per corrispondenza. Seguiamo le regole. Si strappa il certificato elettorale e si mette all'interno della busta grande. Si prendono le quattro schede e si vota con coscienza, cioè sì, su tutte e quattro. Scheda numero 1, viola, acqua, sì, chiudiamo e la mettiamo nella busta piccola. Scheda numero 2, acqua, sì, e la mettiamo nella busta piccola. Scheda numero 3, grigia. Energia nucleare, assolutamente sì. Farei una doppia riga ma invaliderebbe la scheda, per cui ne teniamo una. La chiudiamo e la mettiamo nella busta piccola. Scheda numero 4, legittimo impedimento, goduriosamente sì. La mettiamo nella busta piccola. Bene, ora che la busta piccola è stata riempita, l'operazione da fare è la seguente. Si accertava che fosse venuto ripreso, si elimina la parte adesiva, si chiude la busta piccola in maniera da non adesivizzare una busta del cazzo, permettetemi, visto che ha una dimensione che rischi di lasciare lo scotch nella scheda, ok, busta chiusa, sigillato, votato, va lasciata bianca, va messa all'interno della busta bianca dove si già il certificato elettorale, anch'esso si cava la parte adesiva e si chiude. Ho votato. Bene, ora si tratta di accertarci che le schede giungano a destinazione entro il 9. Oggi è 5, direi che il tempo c'è. Eccoci qui. Ok, ok. Qui ho il foglio. Abbiamo tutto. Questo assolutamente. Qua, ok. Secondo coscienza. Arriveremo in tempo e voteremo.
piccolo momento. Ecco, se arrivo alla buchetta, quella buchetta, mettiamo un momento di, non viene bene, ma insomma lo farò dopo. Anzi, ecco, facciamo così, in modo che si veda l'importanza del momento. Buona prima, non che l'unica, visto che le schede sono solo quattro, me ne posso filmare la finta.